Amoso Giulia, mi hanno menato. E dov'è che vuoi? Io devo sto cantare una canzone. E anche la possibilità di salvare una vita umana. E con questa persona poter ricostruire una società. Dovrete scegliere tra... Blocca. Uno Uno studente di studente di medicina, cinema. no, Non una ci donna serve. incinta, no, Può una essere. donna incinta ne salvi due, però no. No? Eh, Perché Julia no? Roberts probabilmente ci danno questa, Probabilmente riescono in 12. il Papa, quello che Il diventava pure il Papa, Gesù, sì, no? no? Un Un generale, generale, no? Rita Levi Montalcini. Che ci Chi serve? mai? Ah, No. sta a morire. Roberto Baggio. Roberto Baggio, no? La Non si fa più professoressa, nulla. ma ancora Come, il professoressa professore della nicchia, che dobbiamo Un fare? bambino Francese, francese di di solo 7 perché è anni. francese? Lo No. scrittore Umberto Eco, un Non è. enologo. Un enologo solo se si porta in esperienza del mestiere e Esatto. più una cisterna. In realtà non Magari sarebbe non gli è ancora da combattere. l'unica che salvi è la donna incinta. Roberto Baggio Ma nessuno ha era detto un chi è. poeta, un famosissimo poeta. Roberto. Roberto Baggio non è il poeta. Maggio! No, ho detto La Roberto professoressa Maggio, professoressa. Maggio. Un bimbo Non messi meglio francese qua. di 7 anni. Lo Perché è scrittore francese? Umberto Eco. Infine, Perché un tutte le enologo. nazionalità perché Siciliana. francese? Il Papa è il carismatico Giovanni Paolo II e quindi lui riuscirebbe Non a stavo scherzando! portare i nostri pensieri Non stavo al di scherzando! là Veramente stai della facendo il Papa? credenza Oh. religiosa. Comunque, anche Mi stavo scherzando! persone Sei l'allero! atee o di altre religioni potrebbe, come dire, confortare i nostri animi. E dico, allora, nel concreto, cosa Ma serve? sti Voglio cazzi! dare il colpo di grazia per smentire la tesi di Andrea. Se noi comunque abbiamo fede e crediamo in noi stessi, il Papa non ci Ma sei stato serve. l'imbecille Bravo! La fede ci accompagna, c'è cioè nel cuore, parallela alla nostra vita. Si Vedi concentri come sul vanno concetto di ordinatamente, quando uno procreazione. parla, Cioè, lascia il concetto ok, di innanzitutto. E no! poi perché femminile? Quindi ci possiamo riprocreare, quindi... Scusi, guida, lo sa quanti anni ha Rita Levi È Montalcini? menopausa, non... Peggio, No! Però peggio! quanti Non so anni dire che voleva riprocrearmi, ha? È una grande altro Stiamo Julia ascoltando Roberts. che Julia Roberts voglia essere messa incinta da uno di noi. Da Non ognuno di è noi! sicuro cosa. Ognuno di noi poi! Comunismo! Sembra giusto! Non è sicuro. DG. Avete capito, no? No! Io puoi fare un un po'! Come i miei compagni stavano a fare il dibattito, però io non mi Mi sbatto frega. un cazzo. Siamo Mi tutti cavo un a cazzo! favore della donna incinta? Ah, Sì, sì. assolutamente. Sì! Il mio nome è Sì! Papa Sì! incinta. Se sono tutti baciati, io rido! Guarda, sei passata tu! Sono tu che sono un passo più stronzo di noi! Ho dato sempre poca importanza a questa espressione. E leggiamo qui. Sicuramente dopo prenderò il dizionario e controllerò. Arriveranno al punto da dare fastidio. Ragazzi e ragazze vengono convocati in cortile. Babbo rientrava a casa dal lavoro ubriaco e picchiava mamma. Abbiamo capito Che perché mamma a un l'hanno certo presi. punto si è stufata. Noi non vi si può tenere. Io ero consapevole che non era vero. Madonna mia, dall'India sono Non era venuti la qua. Avrei cosa giusta preferito di quella pronuncia lasciarci. Ci stereotipata. lasciò davanti alla stazione. Salentina! Salentina! No! C'erano delle signore che ci hanno Chi mi visto mamma da non andava a casa e soli. si Ci chiamava di mamma. hanno I detto, ma toscani hanno rovinato che è l'Italia. successo? Perché siete qui da soli? Quindi ci hanno portato in questo istituto dove Sì, chiaramente che hanno detto mi due. babbola, mi mamma. Dall'altro era un triangolo ed era Mi rosa. fa fare un Quando po'. piegava diventava marrone. È stato proprio Leggenda, perché chi è? scritto? La Hanno mamma e il detto cioè babbo. E per mi 14 babbo. ore ci hanno Che parlano questi sono tutti! Ebbene, vai lecchi, mi dice Rocini, ho preso il cazzo e lascia di sale. Ecco, dai. Grande, bro. Ma proprio vicini, dai, la mano. La mano, Lei che è schifatissima a livelli, proprio. Lei che è, oddio che... Dia la mano, per favore, la dia. A lei La che mano. piace. Sì. A lui piace che Ah, io lo dico adesso, questi si baciano, la terza puntata. Non l'ho vista. Non gli si può dire Non è niente. uscita ancora. Faccio colpo, ragazzi, faccio colpo. Adesso quello è il problema, ragazzi. A lui è l'ultimo treno che passa. Anche, ragazzi, adesso dopo. Perché tu presumi che ne siano passati altri prima. È il primo, è l'ultimo. Ma è doppio. Spero di ricevere la divisa al più presto, perché perché il senza Papa non mi sembra cravatta sto giusto, andando in ragazzi, astinenza. senza cravaccio sono andato in astinenza. Almeno dice così. È moglie. Duro colpo non avere la giacca. Ma Bravi. va, cazzo, è stato un cazzo da Infila. personalmente. No, greve. Fate quanto ca... Sono andato troppo. No. Mamma sì.
No, 7 anni indietro. Che andato. Sei 7 anni indietro. Guarda, sono qua. Nonna mia. Faccio cazzata, scusate. Aspetta, attenta, non cliccare. L'ho messo da per 32. Appunto. Io, quanto dura la nostra puntata? Buono, sì. È 2 ore e mezza. No, l'abbiamo vista già, che buono sì, così. Sì, ma... Mi guaglia. Avete perso la prima occasione di guadagnare la divisa, ma ce n'è un'altra. Questa occasione è determinata. Ma questi stanno proprio esauriti, cioè loro pretendono che ci dobbiamo imparare della vita di questa. Che noi non sappiamo la vita nostra, non sappiamo la vita di questa. Ultima possibilità. Lo so, ma cosa vuoi dare via se ci pare? Si perde il treno. Vado al Fritz! Perché ormai la divisa non la prendo più. E a me lo sai perché mi rode, perché io a scuola so. Cioè sono bravo e veramente. Studio non cagare la ragazza. C'è quella che dice quel cazzo di cosa. Ha sfondato il letto. Proprio lui. Cos'era sto rumore? Da dove l'ha sentito? Da piano romano l'ha sentito, ok? Da Tor Vergata. Nel letto, vanno rimessi. Solo che non sa come si fa. Non sono spaccate, sono tolte 4 doghe, mi sa. Si sono rotte le doghe. No, non si sono rotte. Sono staccate da sole le doghe. No, perché mi sono messo a sedere io sopra. Ho fatto così. Sto mettendo lo... Boom. Ma che dio, uno... Siamo a metà! Ti sto di mondo, va avanti! Ma è possibile? Oh, dalle 6 non passa mai il tempo, alle 7:30 che siamo qua. Lo faccio. Allora, c'è il nuovo Balotelli che prova a rivolchiare quella ragazza. Ma stanno... che no! Voglio straconoscere! La stanno rivolchiando... Se sta già cercando di spogliare, sì, la rivolgono in due. Bacetto, sì. Notte, mattina, questa si sveglia, arrivano e tutte cose... Mattina. E fusse... Stanno ancora studiando perché la serie non ha fatto un cazzo. Giornata, gita, baretto. No, che gita? Stanno fuori al collega, stanno a fare cose. Baretto! Dedicarle la pizza capricciosa, per quale ragione? No, si chiama Margherita, si chiama Margherita. Il colore della pizza. Mi spieghi perché i colori hanno importanza? Perché se no lei era elegante? No, 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 era elegante. Questa lo senso di il colore che hanno rosso, verde e bianco, come la bandiera, non in quest'ordine però. Bene, che c'è la dieta. Guardi anche verso di noi, cosa c'è vicino a noi? Ah, per la bandiera, per la bandiera. Ah, per la bandiera. Boh, se gira il tuo cazzo, se mancava solo uno stemma al centro, una bella aquila. Che in Italia tutti comandano e in Germania tutti obbediscono. Cosa voleva dire? In Germania c'è il regime fascista. Fascista! Allora, il socio, guarda socio. Lui come subito. Allora, dobbiamo vincere quelle cose. No. Fermiti. Il fascismo dove nacque, scusi? In Germania. L'ho pensato, dottor Pivetta. Margherita. Savoia, si chiamano Savoia. Perché è gennaio, visto che me lo voleva spiegare. Per ricordare il nome della città. Quale? Torino. Che è il santo patrono di Torino, Gennaro, giusto? Sta facendo confondere. Lei sta cosa è molto confusa. Secondo me la divisa è mia. Ah, hai detto niente! Che è mia, per forza. Cioè, vabbè, come vuole. No, avanti. Vittorio Emanuele III era il figliolo che salì al trono dopo il figliolo del mio babbo. Ehi, era suo mamma e quello lui era suo figliolo. Cristina. Seduti, in piedi seduti. Allora, italiani. Vai. Mi chiamo Marco, ho 16 anni, sono un bravo ragazzo e mi piace studiare. Ma non lo vuoi fare? Tutti che festeggiano, fratelli che si abbracciano, Rahul che parla, tornano al baretto, lei che li guarda da dentro. No, questi qua sono quelli senza... Quelli senza divisa. Quelli senza divisa stanno dentro, guarda, tutti a festeggiare al baretto. Non ce n'è comiti. Volevo fare Brenner? No, non è Brenner. Io volevo fare Chiara Ferragni, domani vicino pure per danni. Guarda, stai qua. E c'è la divisa. Però c'è la divisa con il nome suo. Ah, le bruciano. Guarda questi, guarda. Sì, che succede? Non so, mi la soccola. Mi dispiace. No, ieri che mi ha sì, cazzo. Vabbè, però io volevo andarci qua. Che ne devo fare? A me come mi prendo culo. Prende la cosa da terra. Quanto lento. Ok, sì. Bocciano. Italiani. Vai. Ok, lo faccio io che assunto. Questi tolgono, viva, ci abbiamo preso le divise, bufo le culo. No, fermi pure, cazzo. Davide, va. Questo si riveste,
Questo è un po' contro il preside, questo è schiudere il bagno. Si tira una raglia e piange. No. Perché piange? Piange, piange. Perché doveva farsi il nero, doveva farsi. Non l'indiano. Ma scusi! Scusa. Ah, si mette i gambari. Se fanno vedere un po' di cose, perché. Perché. La spadina sì, all'altro no, però che dice tutto sì, rosa. Sono sempre stata delusione per tutto, ma anche per noi ci sarà un motivo. Che cazzo è questo? Allora l'hanno stuprando, okay. Due vere è bellissimo. Perché sta piangendo? No, pianti, 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 pianti. Raga, vi conosce abbiamo 24 ore. Le ragazze che se ne piangono tutte, lui. Vabbè, cazzi tuoi, non ci conosciamo nemmeno. Attenzione, ciao. Attenzione, protesta, protesta. No. Ciao, attenzione, metti play. Qua stiamo vedendo le cose. Io mi tolgo questa... questa cosa. Lui? Scusa, stai facendo andare. Matt, ma senza offesa. L'indiano. Dal duce. No. Il socio. Secondo te, che ti dice? Questa cosa. E vado a dire al preside che ha fatto malissimo ad espellere i due ragazzi. Non c'ho. Allora, voi questi lo fanno? Allora, io mo vado, mo faccio, mo spacco, mo apro porte aperte, chiudo porte guardate. Chiuse, spengo luci spente, carico oggetti già caricati. Poi arrivano dal preside e fanno... Raccontare l'aneddoto, mi ricordo. Signori, qua signori. Dentro a decidere chi deve stare e chi non deve stare sono io. Però il vostro duce! Vi propongo di stare nel gruppo, chiusi scusi. Ah, ah, sai che a me di quel che... me ne frega proprio un cazzo. Grazie. Ragazzi, no! Niente, ragazzi! Uno! Datemi un uno! Ah, ci ha provato, si è spostata lei! La più fia del collegio è stata cacciata fuori. Che fine, che adesso la c'è fuori. Vediamo quello che passa il convento e ce lo faccio andare bene. Sole! Ah, no! Comincia di nuovo! Non al sole! Cosa cazzo? C'è la prima cuscina! Che sta facendo? Cosa teneva un po'? Ah, il cazzo, il... Si è portato il ferro, si è portato! No, il cazzino, no, il ferro. Che dice questo? Lo sai che dentro la cucina c'è il suo profumo? Oh, piccolo Ancio, si era innamorato 5 minuti che avevo scelto. E quella soda, E doppi. Come si permette? Allora. Come si permette? Come si è permesso di lasciare la lezione? Come si permette? Una donna che dà gli ordini, no? Allora, no, ma lui è molto più nero. Ci buttano. Quindi vi compensate. Che era un momento di pausa. Signor Dago, lei è un giovane. Che io conquisto. Ha una meravigliosa corporatura. Cioè, ma io un gay, signor! No, 160. Chiudiamo. Devi andare a fare bene. No, aspetta, dai, finiamo. I gabinetti. Nella villa non ci stanno, la gente va a urinare nei giardinetti e puzza come le latrine. Le potrebbe capitare di correre, per esempio, verso la stazione. Vedo che c'era per Auschwitz. Sa che mi viene in mente una frase molto carina che ha scritto un commediografo, sa quelli che scrivono... Fermo qui! Il lavoro rende liberi! Non è quello! Vicini nella miseria, uniti nella vittoria, vincere e vinceremo! Viva il duce! Questo, e la scrive 50 volte. Preside, com'è? Vabbè, wow! Arrivederci, guardate! Io a Bart Simpson lo facevano riempire la lavagna, Sentiamo, signore. La musica mi ricorda un alpino, non so perché, però sarà la pancetta, cioè... Tu non puoi cazzare, li vedi? Guardate questi tre signori, uno, due, tre. Sapete chi sono? Mozart. Mozart è morto già da due secoli. Signor Crivellini. Io chiamo tutta la musica Mozart. Tutto sì, brutto che c'ha la lirica, lui va, c'ha la lirica, è brutto. Grazie Domingo, tenore. Questa è un'opinione, non una notizia. Tenore spagnolo. Pavarotti italianissimo di Modena, quindi si conosce molto bene. Se no, anche lui, Dopo, no, avanti, vabbè, cioè, avanti, che non ci stregano per copyright. Lucianone. Pavarotti, Pavarotti mondiali, Pavarotti vestito come Sarri, Pavarotti alle Versace, un bacio per Pavarotti, Pavarotti che suona. Che canta, canta. che stupro un bambino, poi andiamo. No. Ah, ovviamente, una canzone napoletana, ovviamente. Bellissimo. Oh, solo il mio era spararsi in faccia per come viene cantato. Se ne torni in India ad ascoltare la musica degli Zulu. Luna. Che tarantello, che tarantello. Che tarantello, ma non c'è Maron. Ma sono io. Ma sono io. Ma facciamo matematica, signori. Dai, che mancano 5 minuti.
Seduti, in piedi, seduti. Oggi faremo con la matematica di Cristo. Dai. Matematica mi fa salire il latte alle ginocchia e cadere. Allora scendere. Ecco. Vai, stai. Che bella cosa si stanno inventando. Sono mamma. Quanto è bambino cari mio. Signor Crivellini? Io. L'avrà sentito sicuramente tante volte. Essere o non essere? Questo è il problema. Vado, su, mi faccia vedere. Essere o non essere? Qual è il problema? Qual è il problema? L'interpretazione. Ragazzi, nel futuro lui. Sbagliato pure lei. L'unico consiglio che mi sento di darle è studiare. Perché cambi cosa? Studiare, no, candele. Studia. Empatia. Mettersi nei panni degli altri. Essere empatici significa una cosa molto più profonda. Entrare dentro. Proprio sul coraggio che vorrei farvi scrivere il primo. Coraggio è una parola importante, ma non solo coraggio per fare una cazzata. Il coraggio la ma questo vuole dire nessuno. Ma è bello, fa la cazzata. Parlo qua adesso. Voce. Comunque, coraggio di fare una cazzata l'ha detto lei, signorina. Ha molteplici difficoltà. Difficoltà economica? Guardate. Ma perché se piangi non piange, non piange, no? Positivo! Non è il momento d'altro, signorina! È il periodo, cazzo! Se rimanete positivi, ragazzi! Una striscia, devi esprimere. Sono rifatto. Sta sniffando. Ah, amore tra le ragazze. Amore, guardate che bello, empatizzi tu con i personaggi. Vendiamo. La paura che ho superato è quella. Toscana. Il mio cuore e la mia testa hanno deciso di dare una possibilità a delle persone nuove. Mi aspettavo. Mi hanno sempre voluto bene e mi hanno sempre accettato. Non ho detto che lui è dei Verdi. Non ho paura di niente perché sono riuscito a trovare. La mia piange ancora. Stesso. Che bello che delle disgrazie a lui. Ci dissociamo dal mio nostro comportamento in questo video. Disclaimer. Signorina Ussa. Beh, guarda, cazzo. Si chiama Ussa. Siamo arrivati con Ussa. Pausa. Che problemi hai? È il suo nome. Niente, mi sono tagliato perché sono tagliato io. Si chiama Ussa. Ho capito adesso il nome. Ma io guarda. E si è fatta la scelta. Chiudiamo la parola. Finito, sì, vabbè, ci siamo la prima settimana volge al termine. Settimana? Ancora allora, iniziato davvero a conoscersi. Ed ora siamo pronti per vivere insieme una indimenticabile. Scusa, però rimetti quello che hai detto. Il preside. No, che ho detto di me. 1992, no, i vari si sono tutti. Signori, per oggi è tutto. Molto bene. È vero che mi guarda la voce. Io sono tutto convinto. Ah, Gesù. Per oggi è tutto. Sì, ma tutto, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Magari la registriamo pure tutta. Non metà. Ma no, questa è la seconda parte. La prima è già uscita. Se ve la siete persa, cazzi vostri. Troppo Lasciate un like, un commento e dovete dire stronzo. Ciao. Ma culo.